Buongiorno, mi trovo all'Istituto di Studi Musicali Goffredo Petrassi, che quest'anno compie 30 anni di vita e che proprio in occasione di questo trentennale importante decide di dedicare attraverso me alcune lezioni di musica a partiture di grandi compositori che sono stati sempre in contatto con l'Istituto stesso, con il Festival Pontino, con il campus e che inoltre hanno deciso, ed è una cosa bellissima, di lasciare presso l'Istituto un notevole numero di importanti manoscritti, appunti, partiture manoscritte, cioè di materiali musicali propri e non musicali, cioè lettere, eccetera. Questo vale per Goffredo Petrassi, naturalmente, in questo caso noi parleremo e partiremo da Ivan Vandor. Non posso non ricordare il fatto che Ivan Vandor, grande amico e grande compositore, mancato il 15 novembre del 2020, e non posso non citare a questo punto l'altro grande compositore che ci ha lasciato più recentemente ancora, cioè Luis de Pablo, presidente del campus del Festival Pontino, che ci ha lasciato il 10 ottobre di questo stesso 2021. Due grandi compositori che hanno lasciato però molte tracce qua e quindi cerchiamo di rendere onore a quanto di meraviglioso ci hanno lasciato. Ivan Vandor poi è anche per me una figura particolare perché, non voglio parlare di me, ma insomma fummo colleghi e amici per 13 anni insegnando composizione al Conservatorio di Bologna e siccome avevamo due giorni in comune, il martedì e il mercoledì, ci furono tanti martedì sera in comune e questo c'entrerà non tanto con il pezzo di cui parleremo tra poco, ma con il pezzo di cui parleremo nella prossima lezione, quindi rinvio il discorso. Viceversa, non rinvio una sorta di inquadramento della figura di Ivan Vandor, figura al di là, come dire, estremamente particolare per un'arcata, per quello che ha fatto durante la vita. Ivan Vandor nasce col cognome di Weiss, in realtà, in Ungheria, nel 1932, la famiglia di appartenenza ebraica. Nel 1938, come dire, con una buona intuizione, cioè il timore del nazismo, ma con un'intuizione non perfetta per quanto riguarda la scelta della meta, la famiglia si trasferisce in Italia. Faccio notare che il 38 era l'anno delle leggi razziali, quindi non è stato un passo estremamente oculato. A quel punto Vandor divenne praticamente italiano, anche se per moltissimi anni rimase apolide, cioè senza cittadinanza alcuna. Studia musica da bambino, già durante la guerra, ma per dire le componenti eterogenee che fanno parte della sua formazione, del suo percorso, subito dopo la guerra, o poco dopo, credo alla fine degli anni 40, è tra i fondatori di una importante orchestra jazz, perché Ivan suonava il sassofono e quindi si dedica al jazz, mentre peraltro studia composizione al Conservatorio di Roma, in cui si diploma con Goffredo Petrassi e il cerchio si chiude. E nel contempo si interessa anche, fa parte del gruppo di improvvisazione di Nuova Consonanza, quindi ci sono almeno tre cotè musicali da subito, gli studi, come dire, accademici in conservatorio ma con un grande compositore, la passione per il jazz fino a essere fondatore di un'orchestra e il dedicarsi alle frange un po' più estreme, se volete, della musica contemporanea attraverso gruppi di improvvisazione. Ma il centro della cosa è che dopo aver vinto importantissimi concorsi, tra l'altro prendendo primi premi, avendo dietro di lui compositori come Maurizio Kagel, ad esempio, o credo anche come Stockhausen, nel 1967, quindi a 35 anni di età, Ivan Vandor decide, fa un passo fortissimo, questo lo dico perché è un grande insegnamento per tutti noi. Nel momento in cui la sua carriera di compositore sembrava avviata a passi veramente notevoli, sente insufficienti i suoi orizzonti musicali e, con un altro passo rischiato come quello della sua famiglia quando venne nel 38, decide di studiare la musica tibetana e di entrare in Tibet, quindi di andare in un monastero tibetano. Anche qui si fa notare che il 1967 era l'anno della rivoluzione culturale in Cina, con tutte le conseguenze del caso sul Tibet, che è stato, come sappiamo, abbastanza massacrato. Il racconto non lo farò adesso, ma il racconto di Ivan su come fece a entrare in Tibet era assolutamente esilarante. Diciamo solo che ci mise 2 anni a superare vari ostacoli burocratici posti alla frontiera.
Venne e rimase, questo è molto importante, rimase 2 anni questo monastero. Come dire, quando molti di noi parlano di amore per le musiche extraeuropee, eccetera, no, in questo caso c'è qualcuno che porta l'esperienza sulla pelle, ci va e ci sta per 2 anni. E a tutt'oggi gli scritti più importanti sulla musica tibetana, che sappia io, ma credo di saperlo, sono gli scritti di Ivan. Anche qui il racconto sarebbe lungo su come riuscì a superare una barriera di gentilezza, ma in cui nessuno gli diceva nulla sulle cosiddette regole della musica tibetana, perché non ve ne erano, erano prassi, non erano regole, e le ricostruì imparando a suonare strumenti della tradizione tibetana. A quel punto completò il giro del mondo davvero apolide, perché si laureò in etnomusicologia in California, e attraverso la California poi rientrò in Europa, diventando direttore dell'Istituto Mondiale di Studi Comparati di Berlino. E qui c'è un altro aneddoto interessante: poiché nel 1944 la famiglia era sfuggita per un pelo all'arresto da parte dell'SS, questo aveva lasciato in lui una traccia, diciamo, di non simpatia per la lingua tedesca, per cui Ivan, che era una persona che parlava qualsiasi lingua del mondo, ha vissuto 7 anni a Berlino, ma in pratica non parlava tedesco. A un certo punto decise, forse proprio perché non stava bene dove stava, di venire in Italia e divenne appunto insegnante di composizione al Conservatorio di Bologna, nel quale c'ero io come giovane insegnante supplente, diciamo, eccetera. E da lì incomincia la sua nuova carriera di compositore totalmente in Italia. Infatti, se si guarda il suo catalogo, si nota che c'è un vero e proprio buco. E negli anni 70 in pratica non ci sono partiture pubblicate di Ivan Vandoor. Ci sono quelle scritte da giovane compositore in area romana fino al 68-69, fino al 65-66. In pratica si saltano tutti gli anni 70. E poi invece c'è il più ampio repertorio di brani da lui composti, sono a partire dagli anni 80 fino alla morte. Perché sto dicendo fino alla morte? Perché il brano che presentiamo oggi, che è questo splendido quartetto con clarinetto, è stato scritto nel 2020, cioè l'ultimo anno di vita di Ivan. Il titolo è così semplice, così non ingenuo, così naturale, così, cioè quartetto con clarinetto, molto semplicemente. Di che clarinetto parliamo? In fondo, a un certo punto del XX secolo, o tra il XIX e il XX, il clarinetto è stato due personaggi totalmente opposti. È stato il clarinetto di Brahms e di Berg, quindi un clarinetto lirico, nostalgico, dovrei dire autunnale, con colore scuro, o è stato il clarinetto, 15 anni dopo, non tanto, di Igor Stravinsky, slanciato, acuto, squillante, penetrante, eccetera. Il clarinetto di Ivan Vandoor è nettamente il clarinetto di, non dico di Brahms, ma dico certamente di Alban Berg. Il colore generale di questo splendido brano è un colore pieno di nostalgia, di intensità, di malinconia, di senso della tradizione. Ad esempio, la prima cosa che balza all'occhio, il brano è dedicato alla compagna di Ivan, Elizabeth, che sarà particolarmente amica anche del campus e dell'Istituto Petrassi. A colpo d'occhio la partitura dice subito una cosa, che a quel punto della sua vita Ivan Vandoor era, come dire, estraneo, non per ritrosia o per antipatia, ma semplicemente era al di fuori ormai da atteggiamenti, dal dover dimostrare qualcosa al mondo. Se si sfoglia la partitura, si nota che le linee, il comportamento degli strumenti, è un comportamento assolutamente, l'aggettivo un po' strano, notale, cioè che il centro di interesse sono le note, le altezze. Non c'è praticamente quasi nessuna indicazione timbrica particolare. Questo in un mondo, quello del XXI secolo e soprattutto dell'ultimo decennio, in cui i compositori più giovani e sempre di più, generazione dopo generazione, sono andati verso un ampliamento del repertorio tecnico degli strumenti, verso una ricerca innanzitutto timbrica, per cui a volte si è più interessati alla qualità del suono che alla stessa altezza della nota. Ecco, in questo caso assolutamente non è in questo modo. La partitura è interamente e con serenità concentrata sulle sue altezze, sulle sue note, sulle sue armonie, sulle sue linee melodiche. Direi che le tre parole chiave
per definire questo brano sono parole, si dirà praticamente tradizionali, ma è così, e sono le parole contrappunto, armonia e canto. Ma ripeto, non c'è nulla di reazionario o di retro, non c'è nessun atteggiamento di rifiuto di quello che, della direzione che ha preso il mondo. C'è semplicemente un modo sereno e profondissimo di dire la propria musica, in modo colto, raffinato, in modo intenso e, come era la persona Ivan Vandoro, un po' in punta di piedi, aperte virgolette, senza disturbare nessuno. Ad esempio, anche dal punto di vista formale, poi tra poco mi sposterò al pianoforte con partitura per dare alcuni esempi, dal punto di vista formale, il brano ha un vistoso e, secondo me, indiscutibile riferimento alla forma sonata, cioè una forma estremamente, estremamente tradizionale, ma dal mio punto di vista, secondo me, utilizzata come una sorta di archetipo espressivo o psichico, non tanto come, cioè senza alcun accademismo, non è la forma sonata di uno che vuol dire al mondo non è successo nulla, torniamo indietro, ma è la forma sonata che basa il percorso formale sulla contrapposizione, sulla giusta posizione di due elementi, di due modalità, che poi vivono la loro vita, una sorta di dualismo che io posso inscrivere in una forma sonata, ma che si potrebbe anche prendere in modi differenti. In ogni caso, questo riferimento mi sembra abbastanza netto e indiscutibile. Tant'è vero, e questa, se volete, è la cartina di tornasole, che a un certo punto vi è una vistosa ripresa, cioè ricompare nettamente il primo elemento, l'inizio del pezzo, e questo sì può essere preso con un atteggiamento, con una modalità retro, ma ripeto, me lo vedo davanti, Ivan Vandoro, se qualcuno dicesse che quello è un atteggiamento retro, dire e a me che cosa interessa. Me lo vedo perché parliamo molte volte di questa cosa. Bene, adesso io direi che posso andare al pianoforte con la partitura e con i miei appunti per vedere quali sono questi due elementi, per vedere qual è il suo senso dell'armonia e sono i comportamenti principali. E poi faremo un ascolto del pezzo guidato, cioè un ascolto zona per zona, presentandovi una zona per volta e ascoltandola. Il brano dura grosso modo 15 minuti e noi lo divideremo in 6 ascolti successivi, quindi di 2 minuti e mezzo, 3 ciascuno. La prima esecuzione del quartetto con clarinetto è avvenuta durante il Festival Pontino del 2021, quindi nelle scuderie tanto care del Castello Caetani, e che gli interpreti in quella domenica 11 luglio, un po' sfortunata, perché se vi ricordate quella data, fu la data in cui l'Italia vinse i campionati europei di calcio, quindi diciamo che il pubblico forse non era tanto, era un po' distratto. Al clarinetto c'è la Clara Riccucci, al violino, diciamo al violino e al violoncello i due fratelli Duccio e Vittorio Ceccanti, e al pianoforte Matteo Fossi. Quindi la prima esecuzione è avvenuta al Festival Pontino, in fondo, pochi mesi fa. Adesso posso andare al pianoforte. L'inizio di questo brano è quindi il primo elemento. Dovrei dire, se dovessi indicare qual è il primo tema, qual è il primo elemento motivico caratteristico, comunque sarà evidentissimo l'ascolto, è il moto oscillatorio, l'oscillazione. E infatti il brano incomincia con un'oscillazione che non è che è qualcosa di più che un'oscillazione. Io prima la suono, poi lo dico. Che poi man mano si deforma, diciamo, questa diventa oscillazione perché è sempre l'alternanza di una nota più acuta con una un po' più bassa, ma qual è l'intervallo? È l'intervallo di terza minore, che è l'intervallo dell'innocenza, del candore, è l'intervallo infantile, quello che è di tutte le nenie infantili, e dovrei dire soprattutto è l'intervallo di Gustav Mahler, per chi ha nelle orecchie tanti lavori di Gustav Mahler che incominciano esattamente con un moto, ad esempio l'ultimo grande lied di Mahler, Der Abschied, guarda caso, cioè l'addio, a un certo punto ha un'intera zona con un'arpa che oscilla esattamente così, con una terza minore che intanto si ferma. Casuale? No, naturalmente no. Questo è il primo segno della nostalgia di Van Vandoorne. Il moto oscillatorio è condotto dal violino,
Subito dopo entra il clarinetto, ma la cosa successiva che devo farvi notare è che anche il clarinetto poco dopo incomincia dei moti oscillatori, ma sono moti oscillatori deformati, cioè l'intervallo non è più la consonante terza minore, ma è, come dire, strecciato, allargato, in questo caso a intervalli di settima, settima minore, settima maggiore, e continuo così per poi... è sempre una nota più acuta e una nota più bassa, deformando continuamente gli intervalli, ma quando si ripiega, ad esempio, ritorna alle terze. Allargandosi a tritono, mentre il violino, se si nota in partitura, ha sempre continuato e continuerà a lungo con questo moto oscillatorio. Anche il pianoforte, quando entra, molto più lentamente, è molto, come dire, streccia, il verbo è orribile, allarga ancora di più gli intervalli, diventando così. Ma la logica è sempre quella di una nota più acuta e una nota più grave. Il violoncello subito dopo fa così, no, qui. Sempre in questo modo. Cioè, l'elemento base è il moto oscillatorio, dovrei dire incantatorio, che poi, diventando motivico nel clarinetto, a poco si allarga, si deforma, dovrei dire. È un momento di deformazione. Qual è la... Noi adesso ascolteremo i primi tre minuti del brano, che consistono nella esposizione di questo primo elemento, ma vi dico qualcosa di più sulla curva formale. Prima viene esposto, diventa frase del clarinetto, lo sentirete, sempre, ovunque si ponga, mi metta il dito, sempre in maniera oscillatoria, eh? Eccetera. Ma la parabola è fatta in questo modo. Ivan era profondamente mitteleuropeo e quindi la parabola è fatta, il pianoforte nella prima zona non suona quasi nulla, poi quando entra porta un primo climax, ci si ritorna indietro, un secondo climax molto più intenso, da cui poi si discende, come dire, come il grado di tensione diminuisce, tutto si spegne in attesa del secondo elemento motivico di cui parleremo dopo. Ascoltiamo quindi i primi tre minuti e io seguirò la partitura di Quartetto con clarinetto di Ivan Vandoor. Il violino continua la sua oscillazione. Verso il primo climax adesso. Un primo ripiegamento, si riparte al violoncello oscillatorio, secondo percorso al climax. Vero climax. Il lungo spegnimento.
Il clima viennese così, così nostalgico, così sfumato, è molto evidente. Il secondo elemento, dunque, se il primo elemento era chiaramente di tipo orizzontale, no? Perché tutte le oscillazioni che abbiamo sentito sono nel tempo, le linee del caminetto sono nel tempo, sono linee sovrapposte anche quelle degli archi, viceversa, vistosamente, il secondo elemento è di tipo verticale, sono blocchi accordali. Se io vi suono soltanto la mano destra del pianoforte, voi potreste dire: ma aiuto, è musica tonale. Sembra una specie di re minore. Potrei fare così. La mano sinistra, in realtà, come dire, annebbia questo grado di consonanza perché contrappone dei semitoni. Il primo accordo sotto a questo diventa così, perché c'è un do diesis contro il re, il secondo accordo contro di me è questo, per cui e poi ancora. Una sottile ironia, nel senso che si vagheggia qualcosa di consonante, che guarda indietro, insomma, ma poi lo si annebbia con un'armonia che sfuma diventando più cromatica. Questo elemento, la parte superiore, questo, anche dal punto di vista ritmico, sarebbe così, dominerà questo secondo elemento, perché come è fatta questa seconda zona? In pratica è una serie di variazioni che io vi segnalerò, ho messo le piccole lettere in blu nei punti di partitura, è un po' a pannelli, cioè risentirete l'elemento, poi sentirete che prende un'altra figura, ma sotto sotto sentirete le note di questo elemento che vi ho suonato. E sono quattro successive variazioni, la cui ultima si allunga, è più complessa, ad esempio riallude al moto oscillatorio del primo. Ascoltiamo la seconda zona. Ecco la ripetizione. Variazione. Sono le stesse armonie di prima con le note che girano intorno a nuvola. Stessa sequenza. Quarta variazione con i trilli. Ma è la stessa sequenza di prima. Il clarinetto in coda riallude chiaramente all'inizio del violino. Un piccolo esempio di trasformazione semplice dei materiali. Quando è entrato con forza il pianoforte nella terza variazione, la parte superiore era proprio quella. Vandross costruisce un modello accordale, mettendo la settima maggiore all'esterno e riempiendo diciamo, con intervalli piuttosto dissonanti, quindi con quarta, tritono, e prosegue parallelamente.
cioè è un parallelismo su un modello accordale, ma che lascia molto evidente il motivo. Ecco, per quanto riguarda una sorta di coraggio nell'allusione alla storia, non ha nessun timore a utilizzare una cellula motivica proprio come una cellula motivica, quasi come un tema, effettivamente, senza timori, perché, ripeto, è un compositore che a quel punto della vita non deve dimostrare nulla a nessuno e decide di fare così. E chiaramente questo secondo elemento è basato su una piccola serie di variazioni, su una sequenza, diciamo, melodico-armonica, melodica ma armonizzata secondo certi modelli accordali. E altrettanto chiaramente si contrappongono le due aree che abbiamo ascoltato fino adesso, anche se nel corso della seconda abbiamo sentito a volte il recupero di moti oscillatori interni che venivano da prima, come il carinetto finale. A questo punto, continuando il gioco del riferimento alla forma sonata, viene spontaneo. Non so se Ivan sarebbe stato totalmente d'accordo su questo modo, ma insomma, però serve anche a far capire quello che succede musicalmente. Una vera e propria area di sviluppo, fatta anche questa molto evidentemente a pannelli oppure a variazione, seconda di come si voglia dire, molto bene nucleate, molto ben differenziate, e di cui magari di volta in volta dirò tre parole di caratterizzazione. Però se, ad esempio, se metto il dito sulla seconda variazione, guardando la linea del carinetto, si vede chiaramente che stiamo sviluppando l'elemento oscillatorio, perché fa... è sempre questo palleggio di una nota con una nota più bassa e un ritorno. Le caratterizzazioni delle varie zone sono estremamente nette. Ad esempio, nella prima, i miei appunti mi tradiscono, in questo caso mi sono segnato tra parentesi Berg, perché quelle ultime due note di violino che avete sentito come chiusura della zona precedente sono anche il levare della successiva, e nella prima zona, nel primo pannello, quello che ho chiamato zona A di questo sviluppo, il violino canta in maniera molto esplicita e sicuramente molto berghiana, perché è un canto che si dispiega andando dal grave verso l'acuto, cioè con una direzione interna molto netta, dal sapore chiaramente viennese, e l'autore di riferimento non può che essere Alban Berg. Direi che dirò, forse proprio senza disturbare l'ascolto, alcune rapidissime parole subito prima di una variazione per dirne la caratterizzazione. Le variazioni sono 7 e si spengono alla fine, diremo poi su che cosa. Ascoltiamo quindi questa zona, che posso chiamare zona di sviluppo perché compaiono entrambi gli elementi precedenti, variati e trasformati, con una struttura a pannelli, cioè a variazioni. Ascoltiamola. Quindi la prima è dominata dal canto del violino. Che però fa un'oscillazione. Seconda col clarinetto oscillatorio. E minacciato da questi tremoli agli archi. La terza è incantatoria. Adesso, con gli armonici acuti, gli archi. La quarta, improvvisamente scorrevole e serpeggiante, che esplode nella quinta. Sono i trilli che abbiamo ascoltato prima, e questa sesta è chiaramente il secondo elemento con questi blocchi accordali.
sempre il moto oscillatorio che sappiamo, un climax e la settima. E tutto via via si spegne. Evidentemente molto basato su un procedere per parabole di tensione con climax e spegnimenti, slanci che si perdono, e anche questo è, se volete, estremamente romantico o viennese. C'è adesso Quill che personalmente ho chiamato coda di sviluppo perché sembra che tutto sia finito in realtà rispetto alla zona precedente, basata in ogni caso, anche in questo caso, su quattro sottozone successive, ascoltiamola subito. Comunque tutto è verso lo stemperamento e verso il perdersi. Ma quando tutto sembra sfaldato, improvvisamente ci sarà il percorso verso il climax generale del brano, come sentiremo. E sarà l'ultima parte di questa coda di sviluppo. Cosa state sentendo? E qui ci vedo un po' lo sguardo un po' sornione di Ivan Vandoor, che dopo questo grande climax, lasciando risuonare un accordo nello spegnimento, comincia a far risuonare che cosa? Il segnale di ripresa. Con molta evidenza e con, secondo me, con una strizzatina d'occhi, perché insomma, virgolette, nella musica contemporanea non ci dovrebbero essere riprese, è molto tra virgolette questa frase naturalmente, invece eccola che arriva, con molta nettezza, perché riparte il violino esattamente così, con questa terza, soltanto che ne riprende l'inizio, ne dà un segnale forte, ma poi ci si sposta, insomma, come dire, se ne esce abbastanza in fretta, ma è indiscutibile. Quello che succede è che però il primo elemento viene sviluppato in maniera più ampia che non nella prima volta, e però con la stessa nettezza arriverà poi, eccolo qua, a citare esattamente il secondo elemento con un'armonizzazione differente, dovrei far notare. La prima volta era così, se non mi sbaglio.
adesso è diventata così, viceversa. Sono accordi differenti, ma la linea superiore è la stessa di prima. Direi, ascoltiamo tutta questa zona di ripresa, nel senso che lui riparte esattamente come il brano iniziava, ma poi evolve diverso, per cadere sul secondo elemento che inizia pressoché uguale alla prima volta, per continuare diverso, cioè una ripresa con licenze, diciamo. È un po' una lotta tra gli elementi diversi della prima zona del brano. Violoncello fortemente tematico. L'elemento chiaramente si è allargato rispetto alla prima esposizione. E cade sul secondo elemento. E anche questa volta avete sentito che un ultimo climax, un'ultima esplosione netta, questo fortissimo generale, si spegne e porge la mano all'elemento finale. È una delle cifre ricorrenti, il climax o raggiunto o soltanto con un'esplosione immediata che progressivamente si spegne. Segue, e qui concluderemo, una coda dove gli elementi sembrano galleggiare nel vuoto. Alla base, come avete sentito, c'è di nuovo questa terza minore, oppure l'oscillazione di poco dopo di terza minore del violino. Ma il clarinetto continua a fare, che è l'elemento base dell'intero pezzo, ma ormai tutto si è di fatto definitivamente sfaldato verso questo arrivo finale su un'armonia tenuta su cui finisce il pezzo. Chiaramente, anche in questo caso, è la retorica, nel senso più alto del termine, della coda, cioè lo spegnersi del pezzo che ha esaurito i suoi materiali, ma che tiene dentro la memoria dell'elemento principale, che era l'oscillazione di terza minore. Ascoltiamo la coda.
Il clarinetto ormai è totalmente imbambolato solo su si re. Tutto si ferma. Ma sarà il clarinetto a chiudere con un piccolo si re. Questo brano è un vero e proprio saluto, un saluto scritto a pochi mesi prima di morire, purtroppo, un saluto pieno di storia e di nostalgia, se ci pensiamo, fuori da ogni obbligo, libero di fare riferimento a ciò che l'autore voleva, libero come è stato libero per tutta la vita la persona e la personalità di Ivan Vandoorne. Buona giornata.